Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Continuiamo il nostro viaggio di questi giorni, un viaggio stupendo. Questi sono giorni, detto, che hanno proprio qualche cosa di bellissimo dentro. Ecco, la liturgia della Chiesa ci aiuta. San Matteo oggi ci fa fare un altro viaggio. San Matteo, sapete che è l'evangelista che parla di San Giuseppe. Parla lui di San Giuseppe, perché San Giuseppe è l'uomo del silenzio. Noi non abbiamo neanche una parola di San Giuseppe. Il nostro San Giuseppe, tra l'altro, non dimentichiamo che noi qui siamo nella cittadina che ha come grande onore quella di avere quel patrono San Giuseppe, che è un grandissimo esempio, esempio per tutti. Io ogni anno che rileggo queste cose, sono tanti anni che le leggo e ne parlo anche essendo sacerdote, capisco qualcosa di più. Proviamo a pensare a San Giuseppe, guardate, questo è veramente un punto importantissimo, il silenzio. San Giuseppe non dice una parola, si trova dinanzi ad un evento, cioè, sfido chiunque a trovarsi in quelle circostanze, proviamo a immaginarci come uno avrebbe reagito, no? Non dice una parola, soffre, aspetta una risposta da parte del Signore, gliela manda il Signore, gli è apparso in sogno un angelo, capite? Non sempre poi non sono gli angeli, ma spesso il Signore ci parla dentro il cuore e ci dice la cosa giusta. E quando un uomo è ben disposto, la voce di Dio la riconosce. Allora, noi dobbiamo comprendere perché, per esempio, la Chiesa ci raccomanda in questo tempo di fare silenzio. Perché? Perché Dio ci parla nel cuore, Dio parla nel cuore a tutti. Non pensiamo che parli soltanto nel cuore a noi che stiamo a messa, che stiamo vicini, eccetera. Io questo ve lo dico come sacerdote. E chiunque voglia mettersi in ascolto, fosse pure lontanissimo da Dio, e si mette in questa condizione, Dio gli parla. E vi dico, da predico da chiacchierone, cioè predico tanto, nel senso, parlo tanto di Gesù, ma vi dico, molte volte quando una persona ha imparato a fare silenzio, oppure quando Dio sta operando in un'anima in segreto come fa lui, parlare fa danni. Capite? È meglio che parli lui. Molte volte il nostro parlare inopportuno può addirittura disturbare l'opera della grazia. Perché? Perché noi dobbiamo sempre pensare una cosa: ogni uomo, ogni anima è cara al Signore, dovunque si trovi, chiunque sia. Non dobbiamo giudicare nessuno, mai. Questo ricordiamocelo sempre bene. Mai dire a una persona sta lontana, una persona senza Dio, mai, perché noi non sappiamo cosa c'è dietro una vita. Noi sappiamo soltanto una cosa, che il Signore veramente ama ogni suo figlio e il Signore parla ad ogni cuore che lo ascolta. Io molte volte non parlo con le persone, non parlo di Dio, d'accordo? Perché? Perché bisogna aspettare che quella persona piano piano si apra la grazia. La nostra azione molte volte deve essere semplicemente questa, lo assicuro, non creare ostacoli. Allora, quest'anno il vescovo ci ha raccomandato, no? Come dico, qui c'è qualche operatore pastorale, per esempio, l'importanza di scoprire e di vivere la Chiesa come famiglia, non soltanto di noi, ma nei confronti di tutti. L'andare incontro alle persone, semplicemente per accoglierle, per dialogarci, per parlarci, non per fargli le prediche, capite? Perché? Perché se le persone percepiscono, come dire, la vita cristiana come vita di unione, di comunione, di amore, già questo, come dire, li attrae, anche se non se ne accorgono. Dentro questo ambiente buono, senza fare altro, poi ci pensa il Signore, se deve richiamare qualche suo figlio, cioè, lo fa lui. Ma se io porto fuori della Chiesa cose brutte, un'immagine brutta, sono sempre arrabbiato, porto le cose distorte, non parlo con le persone, eccetera, eccetera, a una persona che magari sta lontana, questo ce l'ha detto il vescovo, ma quando si riavvicina, perché dovrebbe riavvicinarsi? Capite? Quindi, capite, noi siamo, dice San Paolo, cooperatori del Signore, non perché facciamo quello che deve fare Lui, perché i cuori e le coscienze appartengono a Lui. Guardate, io vi dico per esperienza, Dio parla come nel cuore di chi lo vuole ascoltare. Noi dobbiamo arrivare a fare attenzione a non fare danni. San Giuseppe, la prima cosa che ha fatto,
è non fare danni col suo silenzio. Perché se avessi detto quella cosa a qualcuno, anche se si fosse sfogato con un amico, voi vi immaginate cosa sarebbe successo, no? Cioè, questa è una ragazzina che era incinta, era fidanzata, non c'entrava niente, capite? Ma chi ci avrebbe creduto che quella era incinta per ora dello Spirito Santo? E non è stato facile stare zitti, eppure l'ha fatto. E dentro quel silenzio è intervenuto il Signore. Vabbè, basta che questo non mi dia il giorno feriale, però io veramente ogni volta che rivedo queste cose, come se fosse la prima volta, ci colgo questi aspetti belli, ecco, veramente. San Giuseppe è un grande esempio, per i vicini e per i lontani, per tutti, ecco, di stile, ecco. Ricordiamo sempre che Dio parla nel cuore, basta soltanto che si apra tanto così e che gli si voglia ascoltare. Sapete quando si dice, ma è stato un anno, ma quello c'ha un sacco di soldi, va tutto bene nella vita, si diverte, mangia, beato lui. Se uno fosse prete non direbbe mai queste cose, perché se chi campa così un bel giorno si mette ad ascoltare la voce di Dio e poi viene a parlare con me e ti racconta cosa c'è dietro quello che sembra, guardate, vi assicuro che non è così. Non esistono situazioni così, ecco, molte volte sono semplicemente apparenze per le quali stanno drammi molto molto grandi. Bene, chiediamo a Maria Santissima, a San Giuseppe, che aiuti anche noi in questi giorni a rientrare sempre nuovamente nell'ascolto attento del Signore e della sua voce, ecco, perché parla tanto quanto ci mettiamo in condizioni di lasciarlo parlare, facendogli spazio nel nostro cuore. Siamo dati in Gesù. E